Tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, comincio che è tardi, è sabato sera, sono le, adesso guardo, ve lo dico, 7:20. Qui vedete le teglie del forno della cucina nuova, perché stasera andiamo a fare le pizzette di melanzane. Allora, siccome una di voi mi ha chiesto di fargliele vedere come le facevo io, visto che le faccio, appunto, ho deciso comunque di girare il vlog, ma tanto ve l'avrei girato lo stesso per farvi vedere un po' quello che facciamo per passare poi domani, che è la domenica, insieme. Quindi, per prima cosa, vabbè, io ho dato una pulita alle teglie perché, come vi ho detto, la cucina era di sotto, quindi erano sporche. Adesso qui c'è ancora della roba da lavare, qui c'è il cavolfiore che sta cuocendo per me perché a me non piacciono le pizzette di melanzane, non mi piacciono le melanzane. Vedete com'è la situazione? Se accendo un fuoco solo va bene, se ne accendo due vanno lì, se ne accendo tre vanno. Vabbè. Devo resistere perché domani, dopodomani, cioè lunedì, quindi quando voi vedrete questo video per voi è oggi, deve venire il tecnico. Infatti lunedì inizierò un altro vlog. Così almeno vi farò poi sapere cosa dice. Deve venire il tecnico, perciò speriamo bene. Comunque adesso prendiamo le melanzane, ci mettiamo qui e vi faccio vedere quello che dobbiamo fare. Forno perché quello della cucina fa saltare la luce, quindi sono andata nel forno vecchio. Comunque, come avete visto, abbiamo preparato le pizzette. Se le avete, io non le ho perché Maurizio se le ha mangiate, però se no potete mettere anche qualcos'altro, un'oliva, dei wurstel, del prosciutto, della verdura. Magari tipo sott'olio, peperoni, carciofi, quello che volete. E poi le inforniamo a 200 gradi. Amore, cosa? Guarda, ci sono le pizzette, visto? Le mangi le pizzette? E praticamente io le lascio fino a che il formaggio non fa la crosticina dorata come la pizza. Adesso, prima devono cuocere. Comunque passo a fare anche le altre, così poi le inforno tutte assieme e intanto che loro cuociono io faccio cuocere
gli hamburger di pesce e il pesce per Maurizio Gabrielli. Stiamo facendo colazione con le bugie che abbiamo fatto ieri, ma così, anche se sono dolci, sanno un po' di poco, a me piacciono però. Allora abbiamo provato a fare una golosità, diciamo, una goloseria, e mettiamo un po' di Nutella sopra, la spalmiamo e devo dire che vengono molto golose. Ciao ragazzi. Io E niente, anche Pia la sta mangiando. E niente, comunque sono buone. Anche i biscotti, quelli un po' più spessi, sono abbastanza buoni se riescono a mangiare. E quelli un po' più sottili, un po' di meno, ma adesso finiscono di mangiare. Io ne ho mangiata solo una perché io la Nutella non andiamo tanto d'accordo. E poi metto su il risotto per pranzo. Ehi, sta andando! Ehi, sta Sì, ma andando! dobbiamo chiuderlo prima. Dobbiamo chiuderlo prima, chiudilo tu! Però ci hai preso tu l'affare. Chiudo io. Però è sempre in inglese. Ma che cosa ti sei messa sulle unghie di nuovo, Giada? No, è sempre lo stesso, Nulla, non è solo che riuscito. non sono riuscita a levarlo tanto bene ieri sera. Fai vedere il tavolino, vieni, portalo qui. Più vicino, più vicino. Allora, Giada ha messo le pile prima alla seggiola che è là. Ma è inglese. E poi qua c'è il tavolino. Se no è inutile avere il tavolino, ma se poi non. Però dobbiamo far andare una cosa per volta. È in italiano, eh? Dobbiamo far andare una cosa per volta. Aspettate! Ha detto ciao, Ciao, sono sono la la formica. formica. State Ah, facendo. perché è English, se noi schiacciamo ita. Ah no. Se invece. Pia può imparare l'inglese. Molto carini. Cioè, non ha senso averli se non suonano. I'm going crazy. Allora, sono le, non lo so, un'ora, saranno le 5:30/6. Ciao ragazzi! Qui c'è Giadina, qui c'è anche Pia, che si è appena addormentata, perché oggi pomeriggio io sono andata a fare un pisolo, mi sono portata lei ma non ha voluto dormire, si è addormentata poi adesso. Qui stanno giocando con la PlayStation, Manu sta giocando con Dragon Ball. Sì, e invece Maurizio. Non lo so. Io ho due. Vorrei giocare anche io, ma non ho mai tempo, quindi non vedrete mai me che gioco. Ovviamente capisco che al mio pubblico, diciamo, a voi non interessa, se no mi piacerebbe anche fare delle live in cui magari gioco insieme a voi a qualche gioco. Però non credo che.
a voi interessa questo genere di cose. E quindi niente, gioco e basta. E aspettate perché mi state cadendo. Lì c'era la mia panzona. Aspettate. Ok. Si sono quasi fatti, cioè si è fatto la doccia a mano e adesso se la fanno gli altri. E niente, adesso io devo sistemare due o tre cose. E boh, e devo preparare la cena come tutti i giorni. Ma prima devo posare Pia, perché mi sta spaccando un braccio. Stamattina abbiamo messo un po' a posto sul divano, che c'era di nuovo un casino pazzesco, ma la sala è in sobbuglio enormemente. Comunque, boh. Questa settimana probabilmente usciranno sempre vlog e mi porterò avanti nella registrazione di alcuni video che alcuni me li avete chiesti, così poi nelle settimane a venire ve li metto, perché non ho idea di che video registrare per questa settimana e quindi pensavo che i vlog alla fine vanno sempre bene, vedo che vi piacciono, magari in mezzo inseriamo cose diverse, quindi magari non so, la creazione di febbraio per il bullet che sono in ritardo, ma vabbè, oppure magari non so, qualcos'altro che normalmente magari mi metto un video a parte, magari possiamo inserirlo dentro il vlog se lo faccio in quel giorno, e magari a piccoli sprazzi come faccio poi alla fine, perché non credete che il bullet journal sia riuscito a farlo tutto in un giorno, in una volta. Anche qui magari faccio due cose, poi mollo, perché comunque il tempo è sempre un po' quello che è, quindi magari inserirlo qua e là e boh. E quindi niente, adesso vado e poi vi faccio vedere quello che mangiamo per cena. Anzi, devo anche andare a mettere sulla cena, se no non mangiamo. Basta. E voi cosa avete fatto oggi che è domenica? Lo vedrete lunedì, questo vlog. Cosa avete fatto voi? Qui era brutto, pioveva, quindi non abbiamo fatto niente. Per cena vado a preparare un bel mix di verdure, carote, finocchi, cipolla, broccolo e cavolfiore. Li metto tutti in questa padellona dove oggi ho fatto il risotto e poi lo vado a mettere in forno e le faccio cuocere così, perché sennò sul gas ci metterebbero 16 anni. E poi insieme ci andremo a mettere... per noi hamburger, quelli lì dell'Eurospin surgelati, e invece per Maurizio e Gabriele anche per loro hamburger, però quelli freschi del frigo. E poi c'è anche da far andare dello spada affumicato che avevo preso per fare il sushi, mangeremo anche quello, e c'è ancora due o tre filettini di pesce da far andare, faccio andare anche quelli, almeno finiamo la roba che c'è aperta e siamo a posto. E niente, quindi adesso mi metto sotto, nel frattempo sto guardando un video di quelle ragazze americane che vi dico ogni tanto che guardo, che fanno le pulizie, perché devo prendere motivazione per iniziare a girare il video domani, che vedrete la settimana prossima. Allora, cambio di programma, praticamente qui i broccoli e il cavolfiore li ho messi nella pentola a vapore, adesso vado a chiudere così cuociono, e qua ho messo solo carote e finocchi, e poi tra un pochettino andrò a mettere anche la melanzana. Li sto iniziando a far andare in padella, cioè così sul fuoco, perché i bambini si stanno ancora lavando e quindi non posso accendere il forno. Appena hanno finito che accendo il forno, le butto in forno. Intanto qui le faccio andare, le condisco anche con le varie spezie e poi le butto in forno. E comunque in questa cucina, scusate, sto mangiando un pezzo di finocchio, è molto più grande del piano cottura che avevo prima, perché ci sta la padellona che è grossa,
più la pentola e rimane spazio, non si toccano. Mentre invece sul piano cottura, quella che stava sul fornello, la pentola stava sempre un po' storta perché il padellone era troppo grande. Quindi amo questa cucina. Devo solamente capire perché il forno è un po' sporco. Il forno mi fa saltare la luce se lo attacco. Quindi più o meno prossima settimana così chiameremo il tecnico. Adesso viene il tecnico del gas e iniziamo ad aggiustare quello. E poi faccio venire il tecnico per la cucina per capire perché il forno mi fa saltare la luce appena lo attacco. Magari c'è qualche resistenza, qualche cosa andata e bisogna cambiarla. Vediamo un po'. Comunque ce n'è sempre una, insomma, no? Vi pare mica che vada sempre tutto bene? Non mi piace tanto questo pezzo, però è così e va bene così, insomma, giusto? Però questa cucina è meravigliosa, veramente, la adoro. Poi il forno è più largo e quindi per quello che voglio farla aggiustare, perché l'altro vorrei levarlo, ma per adesso che funziona anche lui va bene lo stesso, tanto da avere un forno va benissimo. Comunque qui c'è la lavastoviglie che ha finito, la devo scaricare e mettere quelle pentole, quelle cose che sono rimaste lì, così poi rimangono solo le cose della cena e via. Niente, quindi finisco di preparare e ci aggiorniamo poi più tardi. Mia, qui. C'è qualche problema? Uno che vuole via, mangiato, adesso vado a sistemare, quelle lì sono pulite da mettere a posto. Niente, adesso metto a posto tutto quanto, così poi andiamo a dormire e c'è già praticamente il pranzo di Maurizio pronto, perché le verdure non le abbiamo finite tutte. Qua invece nell'acqua sotto dei broccoli e del cavolfiore ho fatto rinvenire la pasta per i cani e così gli vado a dare questa qua, ed è un po' saporita perché sennò... E per non sprecare anche l'acqua che c'era bella bollente. E basta, quindi adesso vado, intanto guardo la diretta di Katia Emanuel.